Mi chiamo Giovanni Rolle e oggi siamo qua in Skill Lab per il corso che riguarda una materia molto particolare del reddito delle imprese, della disciplina fiscale delle imprese, che è il transfer pricing. Stiamo dedicando questa giornata a una regola molto semplice, per la quale le imprese che fanno parte di un gruppo devono disciplinare i loro rapporti come se fossero imprese indipendenti, conformandosi cioè al valore di mercato. Questa regola, che è molto semplice, presenta invece molte complessità in fase di applicazione ed è al centro dell'attenzione delle autorità fiscali italiane, in particolare dal 2010, quando sono stati introdotti dei requisiti sulla documentazione. Requisiti che, tra l'altro, sono destinati a crescere nei prossimi mesi a seguito dei lavori che l'OCSE, il G20 e l'Unione Europea hanno compiuto in sede con riferimento alla tematica della Base Erosion and Profit Shifting, e questo ha portato a individuare dei nuovi requisiti più ampi che si concretano nel cosiddetto country by country reporting. Quello che noi oggi vogliamo fare è di vedere questa materia da tre prospettive. La prospettiva, per così dire, progettuale, cioè l'impresa che definisce i propri rapporti con le filiali estere, la prospettiva della documentazione, cioè come redigere la documentazione richiesta dalle autorità italiane, e infine la prospettiva della difesa, cioè come impostare il contraddittorio con le autorità e con eventualmente in sede di contenzioso tributario.